Allora, chiudiamo con due grandi studiosi di Adorno, tra i più preparati. No, è vero. Allora, prima in ordine, quindi è Luca Scafoglio, che si è interessato prima di Marcuse, ha pubblicato un libro su Marcuse, ha insegnato all'Università di Salerno, collabora da alcuni anni con le cattedre di filosofia morale di Maria Pia Fimiani presso l'Università di Salerno e Giuseppe Cantillo presso l'Università di Napoli Federico II. E insieme a, come dicevo, richiamavo prima, non hai messo l'ultimo libro su Adorno? Io non ho messo niente. Cioè. Ah, questo non l'hai indicato tu? No, io non ho fatto niente. No, il titolo, non mi ricordo il titolo, il mito e le forme. La merce e il mito. La merce e il mito, è l'ultimo libro che è appena uscito di Luca su Adorno. E tra le altre cose, come accennavo all'inizio, Luca con Giovanni La Guardia cura da 3 anni ormai il seminario di teoria critica a Napoli. Do la parola quindi a Luca per una relazione dal titolo che io nei programmi Edipo e l'organico. Edipo e l'organico, teoria critica, psicanalisi, saperi della vita. Va bene, innanzitutto ringrazio gli organizzatori di questo seminario, Erika Benigni, Marco Maurizi, Paolo Vinci. Ringrazio Mico per averne proposto la partecipazione. Dico subito che il titolo, anche nel mio caso, mi sono reso conto, promette un po' troppo, ma comunque ringrazio gli organizzatori soprattutto perché in qualche modo mi hanno consentito di incrociare, di riprendere delle questioni che mi paiono importanti. Del titolo indico la ratio, insomma, dell'intervento. E quando ho letto il testo di presentazione di questo seminario, mi è sembrato venuto in mente subito due cose. Una prima riguardava lo stato del dibattito rispetto alle neuroscienze e via dicendo, insomma, l'onda lunga del neodarwinismo, per così dire. L'altra invece riguardava il fatto che tutto sommato natura, corpo vivente, da un po' di tempo a questa parte, oltre che essere grandezze, concetti filosofici, sono grandezze epistemiche. Sono grandezze epistemiche. E mi è sembrato importante il fatto che il periodo nel quale si costituiscono come grandezze epistemiche, ossia la scansione tra fine 800 e inizio 900, è anche quella con la quale, a mio parere, la teoria critica conserva un rapporto privilegiato, che in qualche modo verrà fuori dall'intervento. Corpo, natura, vivente diventano in qualche modo un'esemplificazione della messa a punto degli apparati disciplinari alla fine dell'Ottocento, con la quale la teoria critica credo si misuri e in qualche modo debba continuare a misurarsi. Adorno nell'attualità della filosofia lo dice chiaramente, dopo aver rappresentato un po' il paesaggio filosofico del tempo, essersi confrontato con Heidegger, a un certo punto fa un rapido passaggio sul Circolo di Vienna e poi dice: però fondamentali sono le scienze. Una filosofia che sia interpretante non può che partire dallo stato del problema così come restituito dalle discipline scientifiche, dice Adorno in questo scritto, anch'esso molto promettente. E segue poi una parte sulla psicanalisi nella quale si capisce che in fondo dell'elemento scientifico disciplinare ad Adorno in questo testo interessa soprattutto la capacità che le scienze hanno di scomporre, per così dire, la totalità idealistica, o meglio, di costruirsi sulla scomposizione della totalità idealistica. Ora, detto questo, inizio la mia presentazione. E inizio con un riferimento a un testo di Giovanni Gervis, in realtà, Individuo e cooperazione, un testo del 2002. Qui Gervis si riferisce allo sviluppo delle biologie a partire dagli anni 70, i nuovi studi darwiniani, la sociobiologia, sino alle neuroscienze. Se ne fa, ne dà in qualche modo una rappresentazione enfatica, dice, tutto sommato, questa onda lunga del neodarwinismo segna il passaggio, lo chiama, dall'egemonia del sociale alla rivincita del naturalismo. E ciò nel senso dell'emergenza, in una certa misura, dell'imporsi di un duplice tema. Da una parte la questione dell'individuazione di una dimensione specificamente sociale nel mondo animale, e dall'altra parte invece l'individuazione, l'accentuazione, di fattori, predisposizioni, schemi biologici rispetto alla condotta umana. L'ipotesi guida, cito, non si possono separare leggi che regolano il costruirsi del comportamento animale da quelle che regolano gli aspetti basilari del comportamento umano.
Ancora, le nostre azioni quotidiane sono dovute assai poco alla razionalità consapevole e in larga misura invece a meccanismi ripetitivi più o meno duttili, legati certamente a forme inconsapevoli di apprendimento, ma anche in modo diretto alla corporeità. Quello che Jervis in qualche modo celebra è un decentramento naturalistico, dice, nel quale rivivrebbe la critica darwiniana della rappresentazione idealistica della persona, e che singolarmente, di contro all'immagine, a quella imparentata, alla rappresentazione idealistica della persona, dell'homo economicus, farebbe valere, cito, una tendenza spontanea non solo a prendere ma anche a donare, un istinto dell'equanimità, quindi un senso morale primario, tra virgolette, non appreso. Ora, mi pare che siano questioni che già lessicalmente rimandano ai nodi emersi in ambito disciplinare appunto tra gli ultimi decenni dell'Ottocento e i primi del Novecento e come tali già segnalati dalla teoria critica. E questo è il tempo, fine Ottocento, inizio Novecento, nel quale vita e vivente si costituiscono come oggetti epistemici. Diventano un caso particolare, come dicevo, dell'ambito della messa a punto degli apparati disciplinari e del riordino dell'esperienza in ambiti conoscitivi scientifici. Nello specifico di questo rinvio tra il dibattito contemporaneo e la scansione precedente, penso alla coppia egoismo-altruismo, lessico morale nel quale Horkheimer ha visto sedimentarsi uno dei tratti e delle tensioni fondamentali dell'antropologia dell'epoca moderna e come tale già incrociata da Darwin, rilanciata poi nell'ambito della ricezione teorico-politica del darwinismo nell'ambito dello stesso movimento operaio, è tornata al centro della discussione entro i confini disciplinari del neodarwinismo, a definire il cosiddetto darwinismo etico, in connessione con le nozioni di appoggio, aiuto, cooperazione. Penso alla polarità individuo-totalità, incrociata con l'altra, quell'egoismo e l'altruismo, e richiamata in causa, in questo stesso incrocio, nella formula del gene egoista. Adorno e Horkheimer sono consapevoli del fatto che a partire dal costituirsi degli ambiti scientifico-disciplinari, questi divengono referenza ineludibile per l'articolazione della teoria critica. La domanda, d'altra parte, che la teoria critica sin da principio rivolge rispetto alle discipline, riguarda la misura in cui i plessi disciplinari, oltre ad essere portatori di un nesso più o meno stretto con la produzione, che è quello che verrà fuori sostanzialmente nella critica della scienza degli anni 30, da parte dei francofortesi, partecipino nel loro stesso articolarsi e prendere forma, insieme con i momenti filosofico-speculativi o anche estetici, della rappresentazione, intendendo per rappresentazione il costituirsi della produzione stessa, il rapporto sociale, in un mondo, potremmo dire in oggettività, nel senso che il termine assume il Lukács quando parla di forme dell'oggettività. Si tratta allora della misura in cui le discipline, la stessa biologia, costituiscono luoghi eminenti nei quali l'esistenza sociale si autocomprende ed eventualmente autofraintende. Il mio percorso passerà per tre stazioni, per così dire. Dapprima mi soffermerò su come sia nel suo volume su Kierkegaard che Adorno ricava dal confronto con quello che chiama idealismo e la sua crisi, dunque dalle torsioni del pensiero autonomo sovrano, una prima formulazione della sostanza naturale vivente dell'umano, che rimane decisiva per il suo successivo percorso teorico. Discuterò poi alcuni luoghi adorniani su Darwin e il darwinismo, al cui fondo è la convinzione che se è attorno al discorso giuridico-antropologico che il mondo borghese si costituisce e si autocomprende, sono però le vicissitudini dei discorsi tipo mitico, psicologico, nonché biologico, che dalla metà del XIX secolo ne annunciano il declino. Nell'ultima tappa farò riferimento all'intersezione di biologia e psicoanalisi, siccome vengono rilevate queste intersezioni da Horkheimer e Adorno. Vado al primo passaggio. Si può dire che nel Kierkegaard Adorno tracci, attraverso l'opera del filosofo danese, una cartografia beniaminiana, che ha anche un primo confronto serrato, spesso implicito, con Benjamin. Scholem, che lesse il libro, come è noto, colse tanto questo aspetto che lo considerava sostanzialmente un plagio di Benjamin. Formula generale del pensiero sovrano, il suo diritto è quello di fondare la realtà in quanto legge di se stesso, ci dice Adorno. La costruzione di questa fondazione è il sistema. Ora, in Kierkegaard Adorno individua una sorta di punto zero del sistema, che ritorna come allegoria nella sequenza degli stadi o sfere dell'esistenza, vero e proprio sistema mancato. Ciò che rimane del soggetto è un'interiorità priva di contenuto, paradossalmente proiettata verso l'ontologia bloccata dell'assolutamente altro. Con ciò però
muta anche lo statuto della natura, sciolta dall'infrastruttura del sistema, all'interno del quale trovava la propria stessa fondazione, la natura scade a creato abbandonato, è natura da annientare, letteralmente, dice Dorno, riprendendo Kierkegaard, cui è livellato pure lo spirito, in questo senso natura morta. Tra interiorità e ontologia si distende la kierkegaardiana, cito, spiritualità ostile alla natura. All'operazione con la quale la natura è sciolta dall'equivoco idealistico del sistema, a suo modo disincantata quindi, inerisce però una profonda ambivalenza. Da un lato il suo livellamento a mera natura la dispone già oggetto di manipolazione. Il nesso paradossale di interiorità è assolutamente altro, e pur sempre l'erede del soggetto sovrano. Così la connessione cieca, mera costrizione naturale, troverebbe in Kierkegaard una duplice sanzione, in quanto la natura è ridotta a mera natura e in quanto la stessa vicenda umano-spirituale finirebbe per riprodurne la circolarità. Essa, dice Dorno, perisce nel suo ciclo, in quanto la spiritualità umana, in quanto stile la natura, si rivela incatenata alla natura. Dall'altro lato, il duplice livellamento kierkegaardiano della natura a mera natura e dello spirito a natura non dice solo della misura in cui l'esistenza sociale riproduce la connessione cieca. Essa accenna alla consustanzialità di natura e spirito. L'arresto del pensiero sovrano fa emergere lo spazio della natura, cui appartiene l'umano stesso, in quanto soggetta alla costrizione naturale e in quanto la natura, e in quanto più che mito, per così dire. Espressione su cui tornerò. Al legame paradossale di filosofia della coscienza e ontologia dell'assolutamente altro, nelle faglie dunque del sistema, tra virgolette, kierkegaardiano, Adorno prova a strappare un'esperienza del pensiero che chiama dialettica singolarmente, però una dialettica ferma nella quale, cito, dal Kierkegaard, al posto della mediazione hegeliana è l'intermittenza. A essa è decisivo, infatti, cito ancora, non l'avanzamento ma l'arresto, non il processo ma la cesura. Su questa singola dialettica Adorno ritorna in una lettera a Krakauer. Si tratta, dice, di una dialettica, cito, che non rifluisce in determinazione del pensiero, viene invece interrotta dalla realtà che non vi si lascia integrare, in questa prende fiato e ricomincia. Una lettera del 30, quindi coeva alla ristesura, per così dire, del Kierkegaard. Essa deve opporsi, dice, alla dialettica chiusa, la quale, in forza della categoria di totalità, mera determinazione di pensiero, è meramente idealistica, dice Adorno, e di cui si tratta, peraltro, di valutare l'incidenza nell'ambito del marxismo stesso. Intermittenza, dunque, è il movimento di arresto e ripresa del pensiero dinanzi al fenomeno, prima formulazione, mi pare, del primato dell'oggetto, attorno al quale si raccoglierà la nozione di dialettica negativa. Le soluzioni terminologiche tradiscono in verità la forte presenza della pagina della premessa gnoseologica dedicata alla forma espositiva del trattato, nella quale si dice di un movimento del pensiero che, cito da Benjamin, costantemente riprende da capo, in un interrotto riprende il fiato, segnato da una ritmica intermittente, e si dice di una scrittura cui è proprio, arricito, arrestarsi e ricominciare da capo a ogni frase. Per Benjamin si raccoglie in ciò notoriamente la rinuncia al decorso ininterrotto dell'intenzione, dunque l'orientamento micrologico dell'esposizione. Adorno però, singolarmente, questa dialettica intermittente prova a strapparla al testo kierkegaardiano, ad ottenerla cioè nel punto di crisi dell'idealismo. E mi pare che qui sia in qualche modo l'operazione specifica che questo testo di Kierkegaard rappresenta nel percorso adorniano. Benjamin la coglie nella sua recensione, dice, coglie questo aspetto, dice che Kierkegaard è stato incentrato, per così dire, è stato collocato nel punto di crisi dell'idealismo. Mi pare però che questa recensione di Benjamin non colga in qualche modo la portata che Adorno dà a questa operazione, cioè in qualche modo ricavare la teoria della configurazione, quindi la nozione di storia naturale, insomma il discorso beniaminiano, ricavarlo dal barocco, in qualche modo dall'esperienza del barocco, ma dal punto di crisi dell'idealismo, cioè imperniarlo direttamente alla metà dell'Ottocento. La metafora della respirazione, infatti, avverte Adorno, è da prendere alla lettera, quale reintroduzione, che ricava Kierkegaard, quale reintroduzione, dice, del corpo nel ritmo della spiritualità assoluta. Dunque, l'istante della pausa, nel quale la dialettica si arresta, ci sto ancora citando, coincide col momento in cui il suo fondamento mitico della dialettica, la natura, riecheggia nel battito dell'ora.
è l'esperienza nella quale il pensiero sprofonda del fenomeno e tocca in questo la propria caducità, di fronte alla quale il puro spirito, il segreto della connessione di immanenza, finalmente si dissolve. Esso, il pensiero, perviene a una tregua, ovvero a una nuova solidarietà col fenomeno. Con ciò viene però meno anche la mera natura, nel senso della natura prima, statica, già degradata, creato, abbandonato. Nel pensiero che si scopre naturale, rileva allora il movimento di autoelevazione tutto interno alla natura. Ancora citato da Kierkegaard, il passo enigmatico che conduce fuori della natura pur rimanendo in essa. Un simile passo, esso peraltro, il pensiero, non lo monopolizza, che anzi lo condivide con i modi della sofferenza e del desiderio, ai quali rimane prossimo e nei quali si riconosce appunto, nei quali riconosce appunto la natura che si tende oltre se stessa. Al pensiero, in quanto modo della soggettività naturale nel suo fondo, non è estraneo né l'affetto né l'impulso. In questo senso esso è propriamente fantasia, altra nozione beniaminiana che Adorno riprende. Fantasia che proviene dall'impulso, dice, e nella quale la natura stessa si contempla. Venendo alla contemplazione, la natura, cito, oltrepassa se stessa e si offre invece, che come mera natura, in quanto salvata. Da qui si leva un'idea di redenzione, rivolta al finito come tale, e nel suo riflesso si schiude quanto nel fenomeno si tende al di là della costrizione mitica. Non altro significa conservare la traccia della natura, nella quale già l'idea del ricordo della natura nel soggetto, das Eingedenken der Natur, che Adorno richiama poi, richiamerà in dialettica dell'illuminismo. Adorno, quest'idea del conservare la traccia, la richiama a proposito della speranza kierkegaardiana, che vuole essere, cito, controsenso della vita naturale e alla natura soggiace, mentre, cito ancora, essendo sorta essa stessa dalla natura, sarebbe veramente in grado di superarla solo conservandone la traccia. Allora però, levatasi lungo il tracciato dell'affetto, la speranza nel finito, costitutiva della fantasia, è l'erede e il superamento, la liberazione, si potrebbe dire, dell'utopia immanente a ogni sentire organico, che la sofferenza consistente nel che la sofferenza cessi e il bisogno trovi appagamento. Consapevolezza storico-naturale è dunque il modo di un pensiero che si è scoperto della stessa sostanza del soggetto, l'affettività, sofferenza e desiderio, designa l'area nella quale la stessa natura cieca, precisamente mentre rimane governata dalla costrizione, è più che mera natura, è già più che mito e in questo senso, prima che in termini evolutivi, accenna già alla propria autoelevazione, pur rimanendo condannata nella costrizione naturale. L'unica riconciliazione possibile, allora, non è nel senso dell'affrancamento della natura dal dolore. L'ultimo Marcuse accennerà di tanto in tanto a quest'idea della liberazione della natura un po' così, ma in quello, l'unica riconciliazione possibile, è in quella della soggettività piegata. Ancora nel Kierkegaard essa trova il proprio modello nel sonno, cito, singolarmente importante nel sonno e non nel sogno o in un sonno senza sogni. Col sonno, cito, la passione obbedisce alla natura e riceve tuttavia la promessa di un beato risveglio. Nel dormiente si acquieta la spontaneità dell'io senza che questo sia annientato. Dove rileva il nesso della spontaneità, qui kantianamente esercizio del pensiero sovrano, con l'indurimento proprio della monade, che Adorno vede per un istante nei primi tempi del declino borghese sciogliersi. Allora il pensiero della tregua deve essere accostato all'indebolimento appunto della monade di cui si dice nel Wagner. Cito. L'indebolimento di quella monade che non è più atta alla situazione modanica e che perciò si abbandona sprofondando passivamente alla pressione della totalità ha non soltanto un valore rappresentativo per una società votata alla morte, ma nello stesso tempo scioglie ciò che nella monade si era dianzi indurito. Certo, nel percorso che conduce al Wagner, da Kierkegaard al Wagner, Adorno ha consumato il riferimento ontologico ancora implicato nella sua opera. Al tempo stesso, mi pare che la nozione di dialettica, se così si può chiamare, così guadagnata su un terreno non hegeliano, si sedimenti nel suo percorso teorico, fornendo direttrici rilevanti della successiva ricezione di Hegel. Mi pare importante a questo proposito il fatto che delle tre grosse monografie adorniane degli anni 30, le tre grosse monografie siano dedicate ad autori che si collocano tutti nella stessa scansione della seconda metà dell'Ottocento. Una chiaramente il Kierkegaard, l'altra è Husserl, se dobbiamo collocare il Zur Philosophie Husserls nel 36-37, sostanzialmente quando Adorno la scrive, pubblicandola dopo.
come Metacritica e la conoscenza, e l'altra grande monografia, appunto, Il tentativo su Wagner, anche questo scritto tra il 37-38 sostanzialmente, e poi uscito con i frammenti. Evito di tagli un po' una parte su Husserl, che però singolarmente è forse l'unico lavoro nel quale Adorno richiama sistematicamente un confronto con Hegel negli anni 30, per cui avrebbe anche il suo senso magari se la discussione ci si ritorna, e riprende un po' il nodo del filo del discorso. Da un lato dunque il pensiero approda alla consapevolezza storico-naturale nel segno di una nuova solidarietà col vivente, qui è sedimentata dunque una precisa esperienza della natura. Però mi pare importante che a questo punto la natura, così afferrata come punto di crisi, di crollo, zerfalla, dice Adorno, cioè di rovina, dell'idealismo, questa natura esce subito di scena in realtà, ritornerà poi nei lavori preparatori a Dialettica Negativa, e poi al posto di questa natura, in cui la solidarietà e il pensiero non interrotto col vivente, al posto di questa natura ne compare un'altra, per così dire, è la natura che compare per citazione. Da questo momento in poi non parleremo più di natura prima, ma parleremo di ritorno della natura nella storia, per così dire, ossia di quella costrizione naturale, tutta sociale, che si ammanta però del velo dell'originario. Nel Kierkegaard ha richiamato questo aspetto, per cui il mitico arcaico non ritorna in nient'altro che in immagine, dice Adorno, e come tale per citazione. Dall'altro lato, dunque, il pensiero venuto fuori da questa esperienza, o cristallizzatosi in questa esperienza, che è un'esperienza di crollo dell'idealismo, ma un'esperienza anche sociale, appunto, come suggeriva il percorso del Wagner, questo pensiero si appresta alla decifrazione della connessione cieca, costrizione naturale in quanto riprodotta come esistenza sociale, sul livello specifico dischiuso dall'autoelevazione della natura, il livello dello storico, e secondo le modalità specifiche di tale livello, il che significa ancora modalità di volta in volta differenziate secondo la particolare costellazione storico-sociale. Se il ciclo naturale è il modello del destino, la natura compare ogni volta nel modo della citazione, in quanto appunto citata, dice Adorno, in ciò che è più recente, e non altro è il mitico, quale nesso di costruzione e accecamento. In questo senso, esso, il riprodursi della connessione cieca, non è mai propriamente ritorno della natura, ma creazione artificiale, originale, che si ammanta del carattere dell'originario, nel Kierkegaard notoriamente la figura dell'interieur. Ovviamente le considerazioni adorniane possono essere affiancate da alcuni luoghi di Horkheimer, questi sulla natura, penso a Dämmerung, a Crepuscolo, penso al saggio su Theodor Ecker e la questione dell'afflizione universale. Vado alla scansione successiva. Nel corso del 41 Adorno redige alcune note su quella che chiama nuova antropologia, la teoria, cito, del nuovo tipo umano che viene formandosi nelle condizioni del capitalismo monopolistico e di Stato. Ne individua la lenta genesi, le cui esperienze prototipiche risalgono all'epoca bismarchiana e guglielmina, ma ne individua anche l'irruzione improvvisa indotta dalla crisi, per la Germania, il momento dell'inflazione tedesca, dice. Tra le esperienze costitutive del nuovo tipo, egli richiama quella ristrutturazione dell'esperienza della natura nel quale la nozione stessa muta di funzione. Ne è ora contenuto, afferma, non più il diritto innato di ogni essere, quanto la costrizione e la violenza che ognuno subisce, non l'aspirazione del creato alla felicità e alla vita, ma il suo essere racchiuso entro una connessione alla quale non è dato sottrarsi. Insomma, è davvero la mera natura, in fondo già annientata, di cui Kierkegaard cercava un paradossale annientamento teologico. Ora, di conto alla vecchia rappresentazione della natura, nella quale categorie scientifico-naturali erano ancora impregnate di elementi giusnaturalistici e attraverso il medium estetico di preoccupazioni morali e persino teologiche, cito, il canone di questo concetto di natura è la biologia, la quale, continua, non insegna altro se non l'assenza di ogni via d'uscita. La legge di Mendel, le dottrine darwiniane della selezione naturale, della lotta per l'esistenza e della sopravvivenza del più adatto, divengono i pilastri di una vera e propria ontologia che abbatte Dio per vincolare in modo tanto più cieco l'uomo al destino, dice Adorno. Certo, come successivo riferimento al monismo a testa, Adorno si riferisce qui innanzitutto alla dilatazione e popolarizzazione cui le teorie darwiniane vanno incontro con Haeckel, poi con Boesche. Qui si deve la traduzione nel cuore del Kulturkampf del darwinismo, in verità di una sintesi darwiniano-lamarchiana, più lamarchiana che darwiniana,
nel programma di educazione nazionale della borghesia tedesca. Insomma, in gioco sarebbe la ricaduta ideologica del darwinismo e la rappresentazione di un cosmo, dice Adorno, di un ordine naturale delle cose, cui si può solo obbedienza e che elimina tutto ciò che va al di là della riproduzione del meramente esistente. Con ciò però la natura, già svuotata di ogni illusione, risulta al tempo stesso mitologizzata, dilatata a grandezza cosmico-ontologica e come tale si fa modello della condotta umana. Dal mito della natura disincantata, nella quale tutto lotta per sopravvivere, emana allora una peculiare demonia, cui è meta che l'uomo le si faccia senza residui di sorta identico. Poi, con la realtà del nazismo, una simile demonia, variamente implicata già nel processo sociale, è portata a compimento e diviene prassi. D'altro canto, qui non sembra volersi mettere al riparo la disciplina, né fissare un confine rigido tra scienza e ideologia, se non altro perché la capacità di persuasione di quest'ultima, l'ideologia di Haeckel, pare discendere direttamente dalla forza categoriale della prima, la scienza. Insomma, se di ontologia della vita si tratta, si dovrebbe parlare piuttosto dell'eco o della potenza ontologica della stessa teoria darwiniana. Adorno lo esplicita quando rileva come il concetto di natura, al fondo di una simile visione complessiva del mondo, si riveli già in Darwin una forma di riflesso sociale, cito, estraniata però dalla società nella quale gli uomini non si sono più riconosciuti, per poi riappropriarsene in modo tanto più ostinato. Si abbozza qui un duplice movimento col quale la realtà sociale è prima estraniata dal sociale stesso, trasposta nella natura organica, la quale poi è nuovamente generalizzata e riproiettata sulla stessa esistenza dell'uomo, come chiave interpretativa e normativa. Col primo movimento che rifluirebbe in scienza, il secondo in Weltanschauung e senso comune. La vita è restituita come sopravvivenza o sussistenza. Cito, in un certo senso la biologia ha elevato la legge ferrea del salario a ontologia. Darwin compare qui tra Malthus e Lassalle. Si tratta infatti della legge del salario di sussistenza, proporzione nuda, per così dire, di livello salariale e incremento demografico. E lungo la direttrice che da Riccardo conduce a Lassalle attraverso Malthus, si avvia la naturalizzazione del processo sociale, che viene a compimento nella dottrina darwiniana della natura. L'affinità tra lotta sociale e lotta naturale è notoriamente registrata e discussa dagli stessi contemporanei di Darwin e all'interno del movimento operaio. Basti pensare alle pagine dell'Anti-Turing, nelle quali Engels prova a sganciare la nozione della dottrina di Malthus e a conquistarle un livello di astrazione che la depuri da ogni antropomorfismo e equiparazione all'atto predatorio. In verità, un noto luogo di dialettica della natura formula precisamente l'idea di una trasposizione delle categorie dall'economia alla biologia, intende la teoria darwiniana della lotta per l'esistenza, quale trasferimento dalla società umana al mondo degli organismi della teoria di Hobbes, del bellum omni contra omnes e della teoria della concorrenza, dell'economia borghese. La lettura adorniana suggerisce però come tale trasposizione non lasci la teoria economica, essenzialmente quella dell'SFR, immutata. Essa va incontro ad una naturalizzazione che ne muta i caratteri essenziali e la dispone a farsi figura della transizione alla società monopolistica. In altri termini, col giusnaturalismo e il bello di natura, è anche l'economia politica classica che cade sotto i colpi del disincantamento. Nella nuova economia lo scambio si conserva come forma generale del processo, si fa concreto però nella lotta a vita e morte. Nelle note antropologiche, l'altro polo del darwinismo è nel rapporto dell'individuo e del collettivo. Cito, il nuovo tipo di uomo è quello che meglio di ogni altro corrisponde all'ideale darwiniano, e qui Adorno dice darwiniano, non darwinista, l'ideale darwiniano della specie, nel quale il collettivismo è già racchiuso tutto intero. A tale duplice trasposizione categoriale tra sapere della società e sapere della vita, Adorno ha fatto cenno poi più volte nel saggio Società e in dialettica negativa, forse nel modo più chiaro però nelle lezioni Zur Lehre von der Geschichte und von der Freiheit del 64-65. Qui al centro dell'attenzione è la nozione di adattamento. L'idea dell'anpassung, il dover piegarsi, trova la sua formulazione originaria all'interno dell'economia di mercato, nella relazione di offerta e domanda, si potrebbe aggiungere innanzitutto in quella di offerta di lavoro e domanda di lavoro, dunque di lavoro e capitale, in quanto adattamento coattivo del primo al secondo. Da qui poi, con la biologia darwinistica, esso è, cito, riproiettato sulla natura stessa. Ora, dopo essere stato naturalizzato nel darwinismo, è ritrasportato all'interno di quella stessa società dal quale era provenuto.
se ne ricava come una storia sociale della categoria di adattamento toccherebbe l'intimo della società borghese. Ben inteso, la dottrina precisa, e questo è interessante anche rispetto a quanto si è detto prima, la dottrina dell'adattamento andrebbe considerata come l'ombra della dottrina della libertà, ed entrambe, il loro intrico, come espressione di un antagonismo essenziale della società capitalistica, tardo capitalistica. Vale la pena notare come la proiezione della categoria di adattamento dalla società alla natura avvenga, avverte Adorno, a ragione, mit Grund, già che la storia è prolungamento della storia naturale. In tale precisazione si raccoglie molto. Certamente l'accezione marxiana di storia naturale. Poi però anche la consapevolezza che la naturalizzazione non è semplicemente una legittimazione ideologica del rapporto sociale, ma ne coglie la figura più recente. E infine forse anche l'idea che, entro una certa misura, in forza della caducità, rimane la storia naturale e con la natura e della natura non vi è conciliazione. I lavori di La Vergata restituiscono la misura in cui la rappresentazione darwiniana dell'economia naturale è connessa con preoccupazioni sociali raccolte nelle categorie di equilibrio e guerra. Ora però centrale risulta, proprio alla luce della chiave adorniana, il mutamento di funzione cui le categorie economico-sociali vanno incontro attraverso tale trasposizione. In fondo è la stessa nozione di economia che viene riscritta attraverso il passaggio per il medium della biologia, ciò nel momento in cui essa si declina nel senso dell'articolazione economica della natura. In altri termini, mentre definisce l'articolazione economica della natura, essa, la nozione di economia, la biologia darwiniana riscrive la nozione stessa di economia. Per chiarire tali aspetti mi limiterò a richiamare alcuni luoghi dello stesso Darwin, come è stato notato, centrale nei suoi lavori la nozione di economia della natura, appunto. Nella sua formulazione statica essa comprende, cito, tutti i dati di fatto relativi alla distribuzione, alla rarità, all'estinzione e alla variazione. Viene da chiedersi di che cosa, dice Darwin, delle forme di vita, dunque la vita come quantità variabile da distribuire. Nella sua formulazione dinamica, però, la prestazione economica decisiva coincide con quello che Darwin chiama l'accaparramento di posti all'interno della stessa lotta per l'esistenza. Cito, poiché tutti i viventi lottano per accaparrarsi un posto nell'economia della guerra, se una specie non si modifica e perfeziona parallelamente i suoi concorrenti, ben presto sarà sterminata. Con ciò è certo restituita una specifica immagine della costrizione naturale. È la nozione di economia, però, che va incontro ad una naturalizzazione che rimuove lo specifico della produzione e la riduce a attività predatoria, a difesa e conquista di posti, dove il concetto ecologico astratto di posto di cui Darwin fa uso vela appena la matrice spaziale del concetto, quale era presente nella botanica geografica di De Candolle. In Natural Selection, il più ampio lavoro di cui l'origine della specie costituisce l'estratto e che risulta rispetto all'estratto appena meno sobrio, la si dice anche questa economia della natura una polity della natura, una politica della natura, nella quale la generale dipendenza dell'individuo dal sistema, il termine che è darwiniano, prende forma in alleanze, oppressioni e trionfi, e terminologicamente la lotta torna spesso a farsi guerra, una corsa per la vita e per la morte. Vincere significa che gli altri perdono, citato da questo testo. A questo punto divengono decisive, insieme con la categoria dell'adattamento, le categorie naturali del numero, della predominanza, della decimazione. Il collettivo vincente è quello che occupa più posti possibili nell'economia di guerra. E forse a questo proposito si adatta, per così dire, questo elemento viene afferrato più decisamente dal passaggio, torniamo, che ho letto in precedenza, su individuo e specie. Sul fatto cioè che nella biologia darwiniana in qualche modo l'individuo si funzionerebbe rispetto alla specie, e questo appiattimento della specie sull'individuo troverebbe poi la sua concretizzazione reale nella società annunciata dal fascismo. Coglie forse più questo che non in sé per sé il concetto di specie, perché chiaramente qui Adorno forse tutto sommato sottovaluta l'elemento eversivo che invece questo contiene, cioè l'elemento che tutto sommato è esattamente la variazione naturale, riduce la specie a una forma di nominalistica, non la specie, dopodiché però ridotta in forma nominalistica ritorna però nella forma della variazione o comunque del collettivo di volta in volta costruito dalla prossimità biologica. In ogni caso taglio alcuni passaggi qui
Esattamente secondo la chiave di lettura dorniana, la teoria di Darwin restituisce la storia naturale come dimensione nella quale il vivente è consegnato al destino, e il destino stesso come intersezione di sequenze causali e nessi necessari, in cui si raccoglie una duplice inesorabilità, quella imperscrutabile della variazione e quella trasparente ma non meno feroce della selezione. Dunque la lotta stessa come il crocicchio, il momento di una sorta di redde rationem. Cito da Darwin: ognuno in qualche periodo della vita, in qualche stagione dell'anno, nel corso di alcune generazioni o ad intervalli, deve lottare per la vita e subire gravi distruzioni. Il destino non incide dal di fuori. La stessa costituzione dell'individuo in quanto plasmata dal destino, e la lotta trova qui la sua sanzione. Selezione naturale significa che la grande battaglia della vita, per la vita, come la chiama Darwin, si iscrive nella struttura di ciascun essere vivente, la quale è correlata nel modo più essenziale, eppure spesso occulto, dice Darwin, con quella di tutti gli altri viventi con i quali entra in concorrenza per l'alimento o lo spazio vitale. Va detto che la lettura del darwinismo come figura della modernità matura, suggerita dalle coordinate dorniane, ne fa tutt'altro che mera ideologia. Esso, il darwinismo, risulta doppiamente vero nel suo contenuto storico-sociale, in quanto figura delle tendenze più recenti, e nel suo contenuto storico-naturale, in quanto rappresentazione del destino, della storia naturale, appunto, adeguata allo stato di sviluppo delle scienze. Esso, il darwinismo, restituisce infatti il contenuto di caso e necessità che governa il mondo della natura e che risuona nello stesso mondo storico-sociale che di quello in fondo è parte. Che si tratti però di caso e necessità vissuti, in un certo modo patiti, è la consapevolezza che si fa lutto in alcuni aforismi di dialettica dell'illuminismo, quelli un po' che sono stati menzionati in precedenza. A ciò, al contenuto di sofferenza che attraversa il mondo organico, Darwin appena accenna, il tempo di ritrarsene rassicurato. Lo scienziato non riesce a sottrarsi alla tentazione dell'happy end quale sanzione del destino. Cito: quando riflettiamo su questa lotta possiamo consolarci nella sicurezza che la guerra della natura non è incessante, non esiste la paura, la morte di solito è immediata e i vigorosi, i sani e i felici sopravvivono e si moltiplicano. Fine citazione. E il gesto affine a quello di Omero, cui Adorno allude al termine dell'escursus su Odisseo, il gesto del borghese che rassicura il lettore del fatto che il supplizio delle ancelle, il crepitio dei piedi, non durò a lungo, e mette così in salvo il lieto fine dell'illuminismo. E si comprende allora perché la tragedia si ripresenta come, appunto, in forza di questo happy end, si ripresenta come romanzo, e quindi come epica, sostanzialmente. Vado all'ultimo passaggio. Salto anche qualcosa a questo punto. Nel Wagner Adorno decifra il tempo, il tempo al quale l'esperienza costitutiva della teoria critica è più prossima, come rovina dell'oggettività borghese. Questa rovina dell'oggettività borghese, che viene messa a tema nelle varie sezioni del Wagner, forse nel capitolo sul mito in maniera più evidente, è la rovina, in qualche modo, è certamente la rovina dell'idealismo, è la rovina delle forme di vita borghesi, dopo le quali le sue categorie non potranno che tornare, secondo un aforisma di Mina Moraglia, nella loro post-esistenza, individuo innanzitutto. E però in questo contesto si colloca certamente la biologia darwiniana, si colloca in questo contesto anche la psicoanalisi. Ora, in quest'ultima parte, richiamerò alcuni passaggi. Nella misura in cui i francofortesi hanno individuato nello sviluppo della psicoanalisi, che vedevano nascere sotto i loro occhi sostanzialmente, hanno individuato una singolare prossimità di disciplina, di chiusura disciplinare e antropologia in un'accezione un po' negativa del termine, cioè di una teoria dell'uomo come teoria della natura umana. Va detto che nel Kierkegaard della psicoanalisi Adorno accentua il carattere coscienzialistico. Essa deve presupporre sin da principio quella connessione totale della vita della coscienza che pretende di estorcere ogni volta nella pratica analitica al conflitto delle pulsioni, quale autotrasparenza della singola soggettività. Il giudizio è in continuità col libro sul concetto di inconscio. Però, precisamente tornando sui limiti di quest'ultimo lavoro, poche settimane dalla morte, egli richiamerà invece, cito, il momento materialistico presente in Freud, quale è designato dal piacere d'organo. Corrisponde ad un passaggio orcameriano della fine degli anni 40, nel quale si richiama, cito, quale nucleo teorico dell'opera di Freud il suo materialismo biologico,
che significa che questi segue le sorgenti dell'inconscio, cito, sino al punto in cui esse coincidono con le forze biologiche. Insomma, la biologia smantellata e decostruita da una parte ritornerebbe all'altra come fondamento. Vediamo un po' come si mettono le cose. In verità, nella prospettiva francofortese, il nesso di natura e società restituisce una caratteristica deformazione. L'idea, così come è pensato nella psicoanalisi, o una sua versione della psicoanalisi, restituisce una caratteristica deformazione. L'idea che nella dinamica psichica la coscienza sia posta a confronto con un che è di primordiale, elementare, in questo senso naturale. In questa direzione andava sostanzialmente Fromm, che in un suo scritto del 1932, cioè Metodo e compito di una psicologia sociale analitica, che ebbe importanza enorme per l'Horkheimer di quegli anni, tra l'altro, facendo proprio tale schema, intendeva il nucleo della psicanalisi nella tesi per cui dell'adattamento attivo e passivo di contenuti biologici, le pulsioni, a contenuti sociali. Dunque, la dinamica psichica, l'oggetto psicanalitico proprio, come caso particolare del ricambio organico tra uomo e natura. Salvo che in questo caso la natura riposa all'interno, dice Fromm, e non all'esterno dell'uomo. Donde poi la famosa formula natura interna, che poi tanta importanza ebbe il dibattito francofortese. Questa natura interna è il mondo pulsionale inteso come a mo' di forza naturale, rinviante in ultima analisi ad una urform biologica. Se non che, contro una simile impostazione, Adorno protesta già immediatamente in realtà, in contemporanea, quando respinge l'appaiamento del naturale e dello storico come termini originariamente isolati e opposti di cui si tratterebbe di ricostruire la relazione. Il testo nel quale troviamo questo passaggio è sulla condizione sociale della musica, un testo lungo del 32 pubblicato in due sezioni, in due numeri della rivista per la ricerca sociale. Qui egli respinge, cito, la pulsione come costante, tale da rimandare a una natura originaria dell'uomo, non socializzata, opposta alla sua esistenza storica, e cioè respinge una concettualizzazione in termini di assetto naturale delle pulsioni e il suo conflitto con la società. Un'impostazione nella quale la dialettica sociale, sto citando, e l'analisi della struttura pulsionale riposano in modo discreto l'uno accanto all'altro, quasi a completarsi, così come il quadro offerto dall'elaborazione di singole discipline. Con ciò, dice, sarebbe riprodotta la disgiunzione di natura e storia, una delle più problematiche opposizioni del pensiero borghese. Nei confronti di una simile impostazione e di una simile teoria della natura umana, l'autore fa valere lo statuto storico naturale della natura stessa, la quale, cito, ed è importante perché è un testo in qualche modo successivo, di poco successivo al testo sull'idea di storia naturale, la natura stessa, la quale, anche in termini musicali, perché di quelli sta parlando, non può che apparire in immagini storiche. Nel conflitto psichico l'elemento storico viene a confronto non tanto con la natura prima, ma con se stesso, con le sue cristallizzazioni precedenti, sicché è l'arretrato che assume le vesti dell'arcaico. E sono i termini nei quali Adorno riprende la questione in un saggio, uno dei più densi, nel quale si confronta con la psicanalisi, cioè su sociologia e psicologia dei primi anni 50. Cito, nell'inconscio si deposita tutto ciò che nel soggetto non tiene il passo, ciò che deve pagare lo scotto del progresso e dell'illuminismo. Ciò offre una certa concretizzazione dell'indicazione contenuta in storia naturale, appunto, dove si dice, ho fatto riferimento precedentemente, che il mitico arcaico, il naturale, deve intendersi in senso dinamico, e cioè come ciò che presenta sin da principio una dinamica storica. Sotto il titolo di impulso e io vengono allora a conflitto diverse formazioni e sedimenti storici, diverse articolazioni della soggettività vivente nel medium sociale. Certo, esse trapassano in un nuovo medium, quello psichico della pulsione, e così si danno, sottratte come sono la consapevolezza, sono tradotte nel linguaggio nell'ess. In questo senso, la concezione freudiana dell'arcaicità, per non dire eternità dell'inconscio, è vera, nel senso che le concrete situazioni e motivazioni sociali entrano in quella sfera solo a condizione di trasformarsi, di ridursi, cioè si irrigidiscono, se non che la loro rigidità non è una rigidità originaria, ma una rigidità storicamente e socialmente prodotta. Di tutto ciò, ancorato com'è alla fisiologia, il piacere d'organo segna, per un verso, il limite, che rimanda direttamente alla soglia del vivente, e il corpo sentito di cui il cui richiamo deve correggere precisamente nel senso del Kierkegaard, ma anche di dialettica negativa, ogni ricaduta idealistica, quella natura di cui parlavo prima e che abbiamo visto uscire di scena. Per l'altro, però, esattamente il piacere organico, la stessa localizzazione somatica del godimento, scissa dall'appagamento totale, dice di nuovo della situazione sociale, e infatti, dice Adorno, tanto più facilmente si trasforma in some fun, o di divertimento. In fondo,
il fisiologico rileva del bel mezzo dell'elemento storico come sua figura e non solo in quanto correlato di una certa concettualità scientifico-naturale. Ciò vale anche al polo opposto del piacere d'organo per il dolore fisico. Questo, o per meglio dire la sua messa in atto in specifiche pratiche, la tortura, rileva Horkheimer in una nota all'amico Wissing nell'agosto del 41, riduce il dolore fisico, l'uomo a reazione di difesa, lo contrae nell'unico obiettivo di sottrarvisi. La stessa autoconservazione vi è evocata nel modo più elementare, priva di qualsiasi distensione temporale, e per questa via l'esistenza viene compiutamente assoggettata allo scopo. È per questo che, conclude Horkheimer, l'indagine sull'antisemitismo conduce indietro alla mitologia e da ultimo alla fisiologia. Alla luce del nesso messo, chiarito da Horkheimer, potrebbero leggersi le pagine che Bruno Bettelheim dedica ai maltrattamenti massicci cui erano i soggetti, i prigionieri nelle ore precedenti l'internamento, una vera e propria iniziazione al campo di concentramento, secondo un piano coerente e prestabilito, volto a traumatizzare i prigionieri, modificare il loro comportamento, se non la loro personalità. Per un verso l'estremo contiene qui già la chiave per la decifrazione dell'ordinario, che esso annuncia e che gli fa seguito, sicché nelle società post-liberali la decomposizione della mode riprende e, cito, i singoli sono resi intenzionalmente simili ai ciechi comportamenti biologici. È il post-scritto di Adorno degli anni 63-64. Si tratta, continua Horkheimer, di fenomeni a tutta apparenza normali, biologici, quelli della tortura, i quali però intanto possono offrire la chiave dei fenomeni della società in quanto gli sono rivelati già compenetrati dalle categorie sociali, del dominio, della libertà, dello scopo. Da qui la conclusione, la natura spiega la società, la natura stessa però è un concetto sociale. Lo psicologico affonda nel somatico che si vuole mediato socialmente e gli schemi biologici elementari compaiono nel cuore della civilizzazione. Concludo. Il fatto che solo dopo che lo psicologico si è costituito in campo epistemico, la relazione sociale entra nel campo visuale della psicanalisi, rende conto della deformazione, per cui, cito, ciò che è storico diventa invariabile, eterno, e la pulsione dell'inconscio, quali figure sociali, trapassano in costante antropologica. Insomma, l'irrigidimento reale di bisogni e desideri, che la nozione di inconscio designa, è rappresentata come un'attuale rigidità, che il pensiero mitico poi è sempre pronto a trasfigurare in una riserva di senso originario. Grazie. Sì, sì, sì.